Come WISP di Modena noi siamo molto contenti di ospitare per la terza volta consecutiva questa importante iniziativa di pattinaggio. Credo che è un'iniziativa che mette insieme tutti i valori che può avere lo sport, quindi la solidarietà, l'aggregazione, il divertimento, perché qui ci sono tanti bambini che in un qualche modo si mostrano al pubblico e mostrano al pubblico tutte le attività che fanno. Quindi è un'iniziativa che tiene insieme tante cose. Io credo che ci sia da ringraziare gli organizzatori, ci sia da ringraziare soprattutto la memoria di Maria Leventre, a cui è dedicato questa iniziativa. Voglio ringraziare le società che hanno partecipato e vorrei anche ringraziare quindi tutti i ragazzi, tutti i loro allenatori e anche i genitori che sono qui presenti, tutto il pubblico, perché so quanto sia difficile a volte, come dire, assecondare con impegno e sacrificio quelle che sono le volontà dei propri ragazzi e dei propri bambini. Grazie di tutto e come WISP andiamo avanti così. Siamo al 20° appuntamento con il Maria Leventre, siamo qui a Modena, abbiamo come presentatore un illustre rappresentante del Zecchino d'Oro di qualche primavera fa. Lascio a lui la presentazione, raccontare quello che vuole, perché è un personaggio che molti di voi ricorderanno con piacere, perché con la sua canzone innanzitutto ha accompagnato tanti noi bambini di una volta. Prego. Ciao Andrea, mi chiamo Walter Brugiolo e ho cantato lo Zecchino d'Oro qualche anno fa, due o tre, no? Nel 1967, e la fortuna mi è stata vicina e ho vinto quell'edizione con la canzone Popoff. E oggi sono ancora qui perché sono molto legato a Mariele e, come in altre situazioni, mi rendo disponibile per quel poco che so fare, a presentare, a cantare, a fare il testimonial per le cose, voglio dire, che Mariele mette ancora in campo, nonostante siano passati 20 anni dalla sua scomparsa. Ma lei è ancora qui con noi. Avete respirato da Walter l'entusiasmo proprio di un bambino di qualche anno, insomma. E volevo chiedere a Walter come si trova qui a presentare la manifestazione a Modena. Per noi comunque, come modenese, è un piacere ospitare la manifestazione del Maria Leventre, quindi un'opinione a caldo, visto che stiamo registrando, diciamo, tra il primo e il secondo tempo della 20ª edizione. Ma io sono molto contento di essere qua a Modena, anche perché anche per me Modena è molto, molto vicina. Per tanti anni sono andato in vacanza a Pavullo nel Frignano, a Montorso, e poi io sono anche uno di quelli che è stato nelle figurine Panini, voglio dire, che sono un'istituzione per Modena. Poi che dire di questo trofeo? È una cosa incredibile, perché è gremito il palazzetto, è veramente una grande manifestazione di canto, di musica, di gioventù, di bambini, ed è veramente un aspetto educativo veramente che farebbe piacere da matti a Mariele. Thank you.